Il cammino di Gesù inizia con un processo davvero strano. La sua gente lo porta davanti a un giudice chiamato Pilato per condannarlo a morte. Perché? Perché aveva detto di essere il figlio di Dio. Ma la verità è che lo era davvero, come Maria lo sapeva. L'angelo gliel'aveva spiegato, ma vedendo suo figlio così cominciò a piangere. Il processo non andò bene. Gesù fu condannato a salire su un piccolo monte chiamato Calvario, portandosi sulle spalle una pesante croce di legno, sulla quale poi l'avrebbero appeso. Lungo il cammino la gente, ma anche le guardie, lo prendevano in giro, tanto che sotto il peso di quella pesante croce Gesù cade più di una volta, e non credete che i soldati abbiano voluto aiutarlo. Anzi, ne erano contenti che lui si fosse fatto anche male. Ma le cose vanno ogni tanto così. Portando la sua pesante croce lungo le strade della città di Gerusalemme per arrivare al Monte Calvario, sua mamma continuava a seguirlo con lo sguardo, piangendo profondamente e chiedendosi come mai suo figlio, che è il figlio di Dio, dovesse patire tanto, senza che nessuno lo aiutasse, tranne un uomo venuto dalla campagna, chiamato Simone di Cirene, soprannominato il Cireneo, che per un piccolo tratto fu costretto a portare la croce di Gesù, aiutandolo, perché davvero le sue energie ormai erano finite. La fatica si faceva sentire sempre di più e le persone che lo incontravano rimanevano stupite, compresa una donna che si fermò ad asciugargli il volto perché era sudato e sporco e insanguinato, e su quel velo, pare, rimase l'impronta del volto di Gesù. Un Gesù sempre più sofferente che, ripartito con la pesante croce, cade di nuovo. È veramente distrutto, affaticato. Ma perché farlo? Perché se Gesù non arriva su quella croce, non riesce a morire per i nostri peccati, a sconfiggere i nostri peccati. La gente che lo incontra, come le donne che lo avevano conosciuto, chiamate pie donne, incontrandolo, lo vedono così distrutto da scoppiare a piangere. Ma Gesù dice: no, non piangete per me, piangete su tutta questa storia, perché il figlio di Dio non è amato, eppure io sono venuto ad aprirvi le porte del regno. Ma che la gente continua a non ascoltarlo, i soldati non solo gioiscono, ma presa una frusta, cominciano anche a picchiarlo, a deriderlo, a fargli sempre più male, e le energie di Gesù vengono sempre meno. Gli strappano la sua veste, se la litigano fra di loro, come se fosse un premio, un cimelio rubato a un avversario, e Gesù tace. E poi viene appeso alla croce, come venivano uccisi i più grandi delinquenti di quel tempo. Fra le risa dei soldati, le accuse della gente, Gesù guarda il cielo e dice: Padre, perdona loro. Poi si fece buio su tutta la terra e Gesù diede il suo ultimo respiro, donando la sua vita, e questo fu motivo di salvezza per tutti. Quello stesso giorno fu staccato dalla croce e portato in un giardino vicino dalle donne che volevano prepararlo per la sepoltura, accompagnato anche dal pianto della madre, e fu deposto, cioè messo a riposare, per così dire, in un sepolcro, una tomba scavata nella pietra, una tomba donata da un uomo chiamato Giuseppe di Arimatea, una tomba che presto verrà chiusa con una pietra.
ma tra pochi giorni celebreremo la Pasqua, ricordando che quella pietra non rimarrà chiusa.